Sì, no, ma il vero dramma è che ovviamente noi per un anno e mezzo ce li siamo andati a prendere, questo che la gente non capisce, e non capisce soprattutto perché ci vengono presentati come profughi gente che, a onor del vero, insomma, l'ha dichiarato anche il giornalista, quindi persona super partes direi, di profughi hanno ben poco. Le persone che vengono dal Bangladesh, io capisco che scappino probabilmente da una situazione di difficoltà, ma ora, senza volerla paragonare a una situazione di difficoltà che comunque è generale anche nel nostro di paese, però capite bene che non sono profughi, e capite bene che adesso i cittadini non sono militanti della Lega Nord, che lo dice veramente da un anno e mezzo che non si può tollerare questa situazione. Questi sono cittadini che sono stanchi di vedere calpestati i propri diritti a favore di gente che invece i diritti non potrebbe averli, non dovrebbe averli, almeno non così e non gestiti così. Perché si ricordi, l'onorevole Romano, che non è l'unico caso. Purtroppo a Bergamo ci sono altri paesi, piccoli paesi, poiché Bergamo è caratterizzata da questi paesi montani, dove c'è un numero importante di clandestini. Ecco, e dove non vengono gestiti? Il problema è quello, perché poi vengono lasciati lì, non si sa quando se ne andranno, di solito aumentano. Però vorrei ricordarle che questa situazione è frutto di leggi che avete fatto voi, col vostro governo, perché il trattato di Dublino l'ha firmato il suo ministro degli interni Maroni, l'avete fatto voi. Comunque guardi, noi quella situazione la stiamo risolvendo, per fortuna in Europa siamo riusciti a convincere altri paesi a prendersi profughi. Mi dite voi che siete bravissimi, cosa intendete fare oltre che andare a prenderli? Primo, secondo, non siete piovuti da Marte, quando è che li togliete? Perché il vero problema è che dopo che arrivano, questi non vanno via più. Qui è un anno che Lizzola vive in questa situazione, sì, e Rovetta continuerà a vivere in questa situazione. Allora, lei si rende conto di questo?